Per nulla al mondo daremo la fiducia a questo governo, ma non per le sue indecenze, per le tasse aumentate, per la guerra che continua a combattere in Afghanistan, per aver acquistato cacciabombardiere quando i cittadini fuori da questo palazzo che sembra Versailles perdono il lavoro, per aver obbedito all'Europa delle banche. No, non è questo, non è più soltanto questo, Presidente. Abbiamo scoperto che non siete voi quelli che contano davvero. Che non siete voi quella casta dall'intelligenza sopraffina e dal potere immenso che credevamo di incontrare una volta entrati nelle istituzioni. Non siete voi a decidere, voi siete mediocri esecutori di ordini altrui. E non parlo degli ordini del presidente Napolitano, un presidente che voi avete eletto per la seconda volta, mai successo nella storia della Repubblica, un presidente entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo, un presidente che era ministro degli interni quando venivano occultate le confessioni del camorrista Schiavone sulla Terra dei Fuochi, confessioni che il Movimento 5 Stelle ha fatto desecretare per salvare in Campania la vita a 4 milioni di cittadini avvelenati dai rifiuti tossici e dalle menzogne dei partiti. Non par no, parlo di poteri diversi che stanno dietro il governo e dietro allo stesso PD. Parlo della casta vera, dei funzionari, dei burocrati, dei lobbisti che determinano le scelte dei partiti e dei ministri. Pensavamo che la pressione esercitata dalla lobby Ligresti sul ministro Cancellieri o quella dell'ENI su Alfano riguardo al caso Shalabayeva fossero scandali. No. È la prassi, Presidente Boldrini. In questi giorni il 5 Stelle ha scoperto e denunciato perché in Italia ci sono cittadini come noi che detestano l'omertà, l'infestazione di questo palazzo, tempio della legge o casa della buona politica, come ama definirla lei, da parte di mercanti venuti a piazzare marchette per conto dei veri padroni dei partiti. Nel PD non comandano i D'Alema, i Bersani, i Renzi o i Franceschini. Questi personaggi sono gregari, sottoposti, subordinati. Oggi il PD lo comanda l'ingegner De Benedetti, patron del gruppo L'Espresso, che per risolvere i guai delle proprie aziende, esattamente come fece Berlusconi nel 94, scende in politica muovendo i fili di Renzi. Il PD, dopo aver salvato le aziende di Berlusconi, prova a fare lo stesso con quelle di De Benedetti. Ingegnere, si faccia eleggere, faccia le primarie e venga qui dentro, non mandi i suoi lobbisti o i suoi sindaci assenteisti. Il PD è in evidente stato confusionale, siete in totale disordine mentale, approvate una legge contro i comuni che combattono il gioco d'azzardo e poi dite che è una porcata e la ritirate. Inserite in questo decreto, il Salva Roma, una norma per privatizzare i servizi tra cui l'acqua e poi tornate indietro. Votate l'emendamento Fraccaro del 5 Stelle che combatte lo strapotere dei palazzinari e poi provate di nascosto a cancellarlo in ogni modo. È dall'inizio della legislatura che noi combattiamo in Parlamento per cancellare lo scandalo degli affitti d'oro dei palazzi del potere. Come Palazzo Marini, che Luciano Violante, presidente della Camera, ha affittato nel 97 al prezzo di 26 milioni di euro l'anno, sottoscrivendo dei contratti senza clausola di recesso con il gentleman romano, suo compagno di affarucci, Scarpellini, meglio noto come Er Cavallaro. Ad oggi Palazzo Marini ha costato ai cittadini 444 milioni di euro, Presidente, uno spreco vergognoso. Dopo 15 anni siamo riusciti dove tutti avevano fallito. Lo Stato, con questa nostra proposta, potrebbe risparmiare complessivamente 12 miliardi, ma il PD ha provato a farla saltare due volte. Come sempre queste porcate, la casta le fa sotto le feste di Natale o a Ferragosto. Quando vi abbiamo scoperti siete tornati sui vostri passi con la coda tra le gambe. Ora vi avvisiamo, o sistemate queste indecenze, riapprovate la nostra norma o comprate cotechino e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno in aula. A questo ci avete costretto. Otteniamo dei risultati solo forzando la mano. Vi diciamo o passa il taglio all'auto blu o facciamo ostruzionismo, o combattiamo i palazzinari o passate Natale in aula, o la smettete di violentare la Costituzione o noi cittadini occupiamo il tetto della Camera. Solo così riusciamo ad ottenere dei risultati. Ma alla luce di tutto questo, dei De Benedetti, dei lobbisti colti in flagrante mentre la Presidente accompagnava alti prelati a passeggio per i corridoi di Monte Citorio e magari tesseva le lodi di Francesco, del Santo, o del Papa, uomini che avrebbero provato ribrezzo nel vedere come mercanteggiavate qui a Palazzo durante l'approvazione della legge di stabilità. Beh, alla luce di tutto questo, delle norme che escono dalla porta e rientrano dalla finestra, a vostra insaputa, grazie al lavoro sporco di burocrati senza nome, alla luce di tutto questo, voi colleghi della maggioranza siete sicuri di sapere sempre cosa state votando? E poi avete l'insolenza di accusare il Movimento 5 Stelle di essere comandato dall'alto. Senti chi parla.
farla. La verità è che chi ha finanziato le vostre campagne elettorali vi chiede sempre qualcosa in cambio. Ehi, onorevole, complimenti per l'elezione. Ora ricordati di me. Ho dato 100.000 euro al partito. Non lo scordare. Noi possiamo anche sbagliare. Tutti sbagliano, anche se aspettiamo ancora che un giornalista critichi una nostra proposta di legge, un nostro emendamento, un nostro voto. Ma comunque siamo liberi. Non abbiamo alcun desiderio di fare carriera politica, non abbiamo investito migliaia di euro in campagna elettorale, non pensiamo che la politica sia un lavoro, è un servizio civile da fare durante un tempo limitato della nostra vita per poi tornare al nostro lavoro. E poi non ci interessano i soldi, per questo ci siamo tagliati gli stipendi e stiamo versando milioni di euro in un fondo per sostenere le piccole e medie imprese. Fatelo anche voi, copiateci, ricalcateci, scimmiottateci, prendetevi meriti se volete, ma muovetevi, altrimenti il vostro immobilismo vi farà scomparire. Noi del 5 Stelle siamo entrati 8 mesi fa, 8 mesi, nessuno di noi era mai stato eletto alla Camera, ci chiamavano gli inesperti, ma abbiamo dato, avendo tutti quanti contro, lezioni di etica, di coerenza e spesso anche di strategia politica. Abbiamo tutti quanti contro, abbiamo contro la mafia, la massoneria, gran parte del sistema mediatico, un'industria della menzogna tenuta in piedi dai soldi dello Stato. Pensate, noi cittadini paghiamo molti giornalisti per mentire. Abbiamo contro tutti i partiti, dalla cosiddetta sinistra con il portafogli a destra, a Forza Italia che qualcuno vuole far credere che abbia qualcosa a che fare con noi. Speranza del PD usa queste frottole. Si dimentica Speranza che governa con Alfano, un emissario di Berlusconi all'interno della maggioranza. Speranza si occupasse di smentire la denuncia che abbiamo fatto riguardo al lobbista che gli impone la modifica delle sue proposte. Non l'ha ancora fatto né lui né il lobbista. O smentisci portando prova o dimettiti. Il Parlamento tanto non si accorgerebbe della tua assenza. Abbiamo contro i vertici dei sindacati. Quei sindacati che si sono genuflessi davanti al potere, i cui segretari, dalla Polverini a Cofferati, passando per Epifani, fanno tutti casualmente carriera politica. Abbiamo contro l'Europa che ci definisce populisti perché prima di dare i soldi alla Banca Centrale Europea e rispettare accordi presi all'insaputa dei cittadini vogliamo dare un lavoro, una casa e un futuro al popolo in difficoltà. Contro tutto e tutti e in soli 8 mesi abbiamo fatto decadere l'ex senatore Berlusconi grazie al voto palese al Senato. Con il voto segreto sapete tutti che Berlusconi si sarebbe comprato qualcuno di voi come ha sempre fatto. Abbiamo salvato la Costituzione dallo scempio della deroga del 138. Abbiamo rifiutato i rimborsi elettorali mentre voi parlate di leggi, leggine e leggette. Ridate i soldi ai cittadini, vendete le vostre proprietà e ridateci 2,7 miliardi di euro che vi siete intascati. Grazie al nostro presidente Fico abbiamo scoperto i favori che la RAI fa a Comunione e Liberazione, abbiamo cancellato un contratto da 700.000 euro. Abbiamo smascherato le vostre leggi truffa sulle false abolizioni delle province e del finanziamento ai partiti. Abbiamo in questa settimana salvato i comuni che vogliono combattere le slot. Abbiamo in questa settimana salvato il referendum sull'acqua pubblica dai vostri indecenti tentativi di privatizzazione. Abbiamo rinunciato a tutti i nostri privilegi. Non abbiamo un'auto blu, anzi ve le stiamo togliendo una ad una. Abbiamo proposto una legge che inserisce reati ambientali nel codice penale, voi neppure l'avevate pensata durante la discussione della mozione per la Terra dei Fuochi. Abbiamo in 8 mesi abbattuto Bersani e Monti, responsabili quanto Berlusconi della tragedia che vive il popolo italiano. Abbiamo dimostrato che la politica si può fare senza i soldi dei cittadini, mentre a voi interessano solo quelli. La vita è molto altro. Che pensate, che il denaro ve lo potrete portare anche all'altro mondo? Le casse da morto con le casse forti incorporate non le hanno ancora inventate, grazie a Dio. Abbiamo dimostrato che la coerenza è un valore e che l'onestà è una virtù, è bella l'onestà ed è sull'onestà che il Movimento 5 Stelle intende costruire una nuova Italia ed è possibile, la vittoria è dietro l'angolo ma possiamo farcela a patto che tutti i cittadini facciano la loro parte. Mi rivolgo a tutti i cittadini, noi parlamentari da soli non ce la facciamo, è impossibile, abbiamo a che fare con poteri forti, con uno Stato incancrenito dal malaffare e dall'ipocrisia dilagante, c'è bisogno di tutti ma ce la possiamo fare, però svegliamoci, gli illusionisti sono colpevoli, ma chi si lascia illudere è altrettanto responsabile. Il tempo della delega dei salvatori della patria pompati dalle televisioni, il tempo del vediamo se colui cambia qualcosa è finito. Nessuno ci salverà a parte noi stessi, ma ce la faremo, siamo entrati con il tutti a casa. Beh, ora è già vecchio, abbiamo dimostrato di saper smascherare le indecenze del governo. Non sapete quanto tempo passiamo a leggere e rileggere fino all'ultima riga i decreti che arrivano. Ci siamo formati, abbiamo già acquisito l'esperienza per governare questo paese ridotto in macerie e rilanciare un nuovo rinascimento che farà diventare l'Italia il paese più bello del mondo ed è solo l'inizio.